Come sappiamo, la serie TV Loki si è conclusa con un'ultima puntata davvero incredibile, regalandoci molte risposte, e grazie a questo possiamo capire molti dettagli sui film a venire, ma di questo ne parleremo nel video che uscirà domani dedicato all'episodio. Ciao a tutti Marvel fans! Spider-Man No Way Home, stiamo aspettando tutti impazienti l'uscita del primo trailer che potrebbe arrivare a breve, visto che il signor Kevin Feige ha comunicato alla Sony di posticipare la data d'uscita di quest'ultimo insieme al poster ufficiale. Entrambe le cose pronte da tempo. Sicuramente questa decisione è stata presa perché bisognava aspettare il finale di Loki, così da capire meglio ciò che vedremo nel trailer. Ma nel frattempo la campagna marketing è iniziata, con la produzione di set in scala e action figures. Qualche settimana fa uscirono i primi set Lego del film, che hanno svelato alcuni dettagli interessanti. Il set Spider-Man at the Sanctorum Workshop include i personaggi di Spider-Man, Doctor Strange, MJ e Wong. E qui possiamo vedere la prima immagine della nuova tuta di Peter, una specie di Iron Spider con il ragno dorato. Ma se osserviamo attentamente, anche gli altri personaggi hanno qualcosa di strano. Wong con una giacca gialla che non fa ricordare il nostro Wong, ma la cosa più curiosa è Doctor Strange che al collo ha l'occhio di Agamotto. Forse mi sono perso qualcosa? Altri due set ci mostrano delle scene particolari, una con Mysterio, che potrebbe essere un rimando a Spider-Man Far From Home, e una con l'avvoltoio, ma qui notiamo un ulteriore costume indossato da Peter, lo stesso costume confermato da Hot Toys qualche giorno fa, nero e oro, che in questa action figure sembrerebbe possedere i poteri di Doctor Strange. Stessa cosa vista nelle Funko Pop, ma ad avere i poteri di Doctor Strange non era questo costume, ma la Iron Spider, come se fossero tutte alimentate da una sorta di magia. Inoltre il costume nero e oro ricorda la texture delle schede elettroniche, che pensandoci bene noi una cosa simile l'abbiamo già vista in Homecoming, ovvero l'interno del costume di Peter creato da Tony Stark. Una Funko Pop di Doctor Strange, oltre ad avere degli abiti improbabili, possiede una pala. Stava cercando qualcosa in un luogo sperduto? O questa pala è un qualcosa che abbiamo già visto in Loki? Di recente Kevin Feige ha ricevuto varie domande in cui gli veniva chiesto qualche aggiornamento sui film futuri e ritenendo certe domande molto scomode, ha esordito un po' infastidito dicendo di chiedere ad Alfred Molina, un rimando scherzoso al fatto che lo stesso Molina aveva comunicato che il suo personaggio sarebbe ripartito dalla morte in Spider-Man 2 di Sam Raimi. Una cosa che i fan possono prendere con le pinze, visto che ci sono già state svariate conferme di attori, registi e sceneggiatori che nel prodotto finale si sono scoperte false. WandaVision. Ma ora nessuno sa a chi credere e nemmeno loro stessi lo sanno, visto che Spider-Man No Way Home ha ben 5 finali alternativi girati, in modo tale da non far sapere agli attori quello vero. Tutto ciò ci fa capire che sono molto stanchi, perché hanno in mano uno dei segreti più grandi di Hollywood, perché questo No Way Home sta portando uno dei più grandi hype di sempre, forse ancora di più di Avengers Endgame. Probabilmente vista la presenza di Tobey Maguire e di Andrew Garfield. A proposito di Andrew Garfield, ora gira la voce che lui non sarà presente nel film. Solo perché al doppiatore italiano Lorenzo De Angelis, voce appunto di Andrew, è stato chiesto se avesse già doppiato o iniziato il doppiaggio di No Way Home. Lui dice che non ne sa nulla e poi risponde che crede che sia ancora presto iniziare il doppiaggio di un film che uscirà a metà dicembre.
Quindi molte persone pensano che non ci sia solo per questo motivo, ma se ci pensiamo bene, se ci sarà la presenza di Toby e Andrew, sicuramente non ce la mostreranno nei primi due trailer. Oppure, semplicemente, Lorenzo non ha voluto dire la verità alla prima persona che glielo chiedeva. Ma continuiamo a parlare di doppiatori. Il doppiatore brasiliano di Tobey Maguire ha caricato una storia in cui rispondeva a delle domande fatte nel box. Una di queste era ovviamente se lui avesse doppiato Toby nuovamente, e anche se poteva restare in silenzio ed evitare di rispondere, lo ha fatto così. Queste erano alcune notizie riguardanti Spider-Man No Way Home. Speriamo davvero di avere al più presto il primo trailer. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video.